Bene, stasera continuiamo la correzione della prova ESC in matematica svoltasi ormai ieri mattina e proseguirei con i quesiti per lasciare eventualmente al weekend la soluzione dei due problemi. Eravamo arrivati al quarto quesito. Il quarto quesito proposto nella prova ESC è un quesito di probabilità, è un quesito abbastanza standard. Aspettate che abbasso la musica. E dicevo un quesito di probabilità in cui viene richiesta la probabilità che in un test di 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte per domanda, di cui una sola corretta, e si risponda ad almeno 8 domande correttamente rispondendo casualmente. Allora, è un classico esempio in cui si va a utilizzare la distribuzione binomiale o di Bernoulli. In particolare, la probabilità di azzeccare la risposta corretta per ogni singola domanda è chiaramente un quarto, quindi la probabilità di non azzeccarla, che è 1 meno p, e sarà 3 quarti. A questo punto possiamo utilizzare la distribuzione di Bernoulli che mi dice che la probabilità che su n tentativi, sono 10 domande, io ottenga 8 risposte corrette, quindi azzecchi 8 risposte, è essenzialmente data dal simbolo binomiale 10 su 8, per p alla 8, per q alla 10 meno 8, cioè 2. Questa è la probabilità di ottenere 8 risposte corrette. E quindi 10 su 8, abbiamo detto un quarto all'ottava, 3 quarti alla seconda. Questa però è la probabilità di ottenere esattamente 8 risposte, mentre il quesito chiedeva almeno 8 risposte corrette. Allora, dovremmo andare a calcolare anche la probabilità che su 10 domande io abbia 9 risposte corrette, che similmente al caso precedente sarà 10 su 9, un quarto alla nona per 3 quarti alla 1, perché sarebbe 10 meno 9 è 1, e anche la probabilità di ottenere 10 risposte corrette su 10 tentativi. E quindi il simbolo 10 su 10, che in questo caso fa 1, per un quarto alla 10 e poi sarebbe 3 quarti alla 0, non sto neanche a scriverlo. La probabilità complessiva, quindi che lo studente rispondendo a caso ottenga almeno 8 quesiti corretti, sarà la somma della probabilità che ne ottenga 8 più la probabilità che ne ottenga 9 più la probabilità che ne ottenga 10. Il calcolo dava alla fine, se uno fa i calcoli, un risultato abbastanza basso, confermando l'idea generale che per rispondere bene a un test conviene studiare piuttosto che affidarsi al caso. Quindi il quarto quesito era un quesito standard, chiaramente se uno si ricorda le distribuzioni binomiali di probabilità. Il quinto quesito è invece uno dei due, il primo quesiti di geometria solida, geometria analitica solida. Quindi il quesito 5 essenzialmente chiedeva di determinare il punto di tangenza tra una sfera di cui conosciamo il centro, veniva indicato con la lettera K, e il centro della sfera è il punto di coordinate spaziali meno 2, meno 1, 2, abbiamo tre coordinate in quanto l'esercizio è nello spazio, e questa sfera deve essere tangente al piano pi di equazione, veniva data l'equazione cartesiana 2x meno 2y più z meno 9 uguale a 0. Allora, qui anziché cercare di trovare la sfera generica centrata in questo punto, metterla a sistema per vedere la tangenza, che è un procedimento piuttosto lungo che non è detto neanche che sia facilmente risolvibile, conveniva usare una proprietà geometrica abbastanza nota, e cioè che se il piano è tangente alla sfera, nel punto di tangenza la perpendicolare al piano passa per il centro. Quindi l'idea di fondo era considerare intanto i tre coefficienti della x e della y e della z, qui sarebbe 1, costituiscono il vettore normale al piano, quindi chiamiamolo n, vettore normale al piano che quindi avrà componenti 2, meno 2, 1. Allora posso prendere la retta che ha questo vettore come direzione e che passa per il centro della sfera. Questa retta sarà la retta perpendicolare al piano nel punto di tangenza.
E quindi la retta sarà la retta costituita dai punti P ottenuti dal punto K più T volte, dove T è un numero reale, per il vettore normale. In coordinate, la retta passante per il punto K e avente il vettore n come direzione sarà la retta che ha equazione parametrica pari a meno 2, che è la x del punto K, più 2 volte t, dove questo 2 è la componente x del vettore normale al piano. La componente y sarà meno 1, che è la y del punto K, e meno 2t, dove meno 2 è la componente y del vettore normale al piano, e la componente z sarà 2, che è la coordinata del punto KZ, coordinata z del punto K, e più t, più 1t, dove 1 è la componente z del vettore normale al piano. Quindi questa è l'equazione della retta passante per il centro perpendicolare al piano e quindi, siccome il piano è tangente, passa per il punto di tangenza. Per trovare il punto di tangenza, quindi sarà sufficiente mettere a sistema questa espressione della retta, quindi espressione parametrica, con l'equazione del piano. Quindi fare un sistema con l'equazione 2x meno 2y più z meno 9 uguale a 0. Quindi fare un unico sistema di queste quattro equazioni. Questa cosa ci permetterà di trovare t. Una volta trovato t, avremo trovato le coordinate del punto P e siccome il problema chiedeva anche il raggio della sfera oltre il punto di tangenza, il raggio della sfera sarà dato semplicemente dalla distanza cartesiana tra il punto di tangenza trovato e il centro della sfera. Quindi sostituendo x, y e z nell'equazione del piano otteniamo meno 2 più 2t moltiplicato per 2, poi abbiamo meno 2 che moltiplica meno 1 meno 2t, poi abbiamo più 2 più t meno 9 uguale a 0. E svolgendo abbiamo meno 4 più 4t più 2 più 4t più 2 più 2t meno 9 uguale a 0. Allora più 2 più 2 meno 4 vanno via, più 4t più 4t più 2t fa... No, scusatemi, non più 2t, questo è un più t e basta. Questo qua non c'era. Allora 4t più 4t più t fa 9t, quindi abbiamo 9t meno 9 uguale a 0, da qui t uguale a 1. Quindi tornando all'equazione della retta, mettendo qui t uguale a 1 troviamo il punto di tangenza. Il punto di tangenza tra il piano e la sfera sarà quindi dato da meno 2 più 2, 0, meno 1 meno 2 meno 3 e 2 più 1, 3. Questo è il punto di tangenza tra la sfera e il piano. Per quanto riguarda il raggio della sfera, a questo punto basterà fare la distanza, quindi il raggio della sfera, la distanza cartesiana tra il centro, che era il punto K, e il punto di tangenza trovato. Quindi avremo meno 2 meno 0 al quadrato, quindi 4, meno 3 meno meno 1, 2 al quadrato più 4, e poi 3 meno 2, 1 al quadrato più 1. Quindi 4 più 4, 8 più 1, 9, sotto radice 3, quindi il raggio della sfera è 3. Quindi anche il quinto quesito era un quesito di geometria analitica nello spazio, era tutto sommato affrontabile, ricordandosi chiaramente le proprietà di sfere e piani nello spazio. Cosa che non si può dire invece per il quesito 9, che infatti salterò abilmente, che era il secondo quesito di geometria analitica nello spazio, molto più complicato di questo e che eventualmente tratterò in una terza parte di questi video. Andando avanti c'era un quesito piuttosto semplice, il quesito numero 6. Il quesito chiedeva di stabilire se l'affermazione che esiste un polinomio p di x tale che la distanza di p di x dal coseno di x, cioè p di x meno coseno di x, è minore o uguale di 10 alla meno 3, un millesimo, per ogni x appartenente a reale. Bisognava stabilire se effettivamente esiste un polinomio tale che sia vera questa affermazione. E la risposta è chiaramente no. La cosa si può vedere in vari modi, ma il modo più semplice è considerare il comportamento asintotico.
cioè all'infinito. Siccome qua c'è scritto per un x appartenente a r, posso chiedermi cosa succede quando prendo x che diventano via via più grandi. Il coseno ci ricordiamo che è una funzione che è compresa tra meno 1 e 1, mentre un qualunque polinomio di qualunque grado, a parte il grado 0 che è un caso particolare, ma che vediamo dopo, un qualunque polinomio, dicevamo per x che tende all'infinito, tende all'infinito. Quindi chiaramente se io vado a fare il limite per x che tende a più infinito di p di x meno cos x, questo limite è più infinito, in quanto, ripeto, questo termine è limitato, questo termine invece è sicuramente più infinito. Quindi questo, la somma di più infinito meno un termine compreso tra meno 1 e 1 è sicuramente più infinito. Ora, questo limite ci dice che da un certo x in poi questo modulo diventa più grande di qualunque valore assegnato, quindi in particolare diventa più grande di 10 alla meno 3. E quindi l'affermazione è chiaramente falsa, non esiste alcun polinomio la cui distanza in modulo dal coseno è minore di un millesimo per ogni x. Caso particolare, se il polinomio si prende di grado 0, allora è chiaro che a x all'infinito un polinomio di grado 0, che è una costante, non tende all'infinito, ma diciamo sicuramente non può essere minore di 10 alla meno 3, in quanto se prendiamo un qualunque numero reale, per esempio prendiamo, chiamiamolo k, il modulo di k meno cos x in modulo, questo valore non può essere minore di 10 alla meno 3 per ogni x, in quanto di nuovo questa volta il coseno oscilla tra meno 1 e 1. E quindi è chiaro che se a un certo punto il valore del coseno è molto vicino al valore k, per cui questo modulo è piccolo, più piccolo di 10 alla meno 3, in altri punti il valore del coseno si discosterà da k, in quanto il coseno è una funzione variabile tra meno 1 e 1. Quindi il quesito 6 si rispondeva abbastanza facilmente in maniera tutto sommato discorsiva, non particolarmente calcolosa. Per concludere il video di stasera c'erano altri tre quesiti, guardo solo il decimo, c'era un settimo quesito di probabilità che farò eventualmente in un prossimo video, ma il quesito decimo era abbastanza anche questo interessante, in quanto veniva data una certa funzione f di x in un intervallo della retta reale che non serve specificare in questo momento, ed era l'integrale da e a x quadro di t fratto logaritmo di t in dt. Quindi viene data una funzione in forma integrale. E veniva chiesto di trovare l'equazione della retta tangente nel punto di coordinate x con 0 uguale a radice di e. La prima cosa che uno nota è che questa funzione in x con 0, senza fare alcun calcolo, cioè senza calcolare l'integrale, perché questo integrale non è per niente banale, ma mi accorgo subito che la funzione in x con 0 è l'integrale da e a e di t, logaritmo di t in dt, quanto se mettiamo radice di e in x quadro diventa e. Questo integrale è identicamente nullo, è uguale a 0. Quindi sappiamo che la funzione passa nel punto di coordinate 0. Anzi, scusatemi, radice di e, cancelliamo, radice di e è 0. Quindi abbiamo il punto da cui deve passare la retta tangente. Questo punto, per trovare la retta tangente, ci serve il coefficiente angolare e quindi la derivata della funzione. Quindi siamo interessati a trovare la derivata della funzione, calcolata chiaramente in radice di e. Ora notiamo appunto che l'integrale non è per niente semplice, quindi non conveniva cercare di risolvere l'integrale, ma si poteva utilizzare, come abbiamo discusso tante volte in classe, il teorema fondamentale del calcolo integrale, o teorema di Torricelli-Barlo, che mi dice che la derivata di questa funzione è essenzialmente la funzione integrale da, quindi la funzione che sta all'interno dell'integrale, calcolata in x quadro per la derivata di x quadro. Quindi effettivamente questa funzione qua ha come derivata x quadro fratto logaritmo di x quadro per 2x, dove questa prima parte è la funzione che si trova dentro l'integrale calcolata nell'estremo superiore, perché il teorema di Torricelli-Barlo funziona quando qui c'è x non x quadro, quindi questa può essere vista come una funzione composta, come abbiamo ampiamente discusso in altre occasioni. E quindi poi c'è anche il fattore 2x che è la derivata di x quadro. Quindi la derivata della funzione si può ottenere tranquillamente col teorema fondamentale
l'integrazione senza fare l'integrale. A questo punto la possiamo calcolare in radice di e otteniamo e fratto il logaritmo di e, che è 1, per 2 radice di e. Fatemi controllare di non aver fatto errori. Questo dovrebbe essere 2e radice di e. Questo dovrebbe essere il coefficiente angolare della retta. A questo punto abbiamo il punto da cui passa, abbiamo il coefficiente angolare, possiamo dire che la retta avrà coordinata, avrà equazione y meno 0 uguale a 2e radice di e x meno radice di e. E quindi abbiamo y uguale 2 radice di x meno 2 4. Ok, questo dovrebbe essere c'è qualcosa, scusatemi, che stavo controllando. In x uguale a radice di e, no, giusto, in x uguale a radice di e questo fa 0, quindi dovrebbe essere questa l'equazione corretta. Se c'è qualche errore di calcolo, mi scuso, ma e se era tardi e Anna Vislava non ci ha fatto chiudere occhio negli ultimi 2 giorni, causa dentini. Bene, questo era il 10° quesito, rimangono 2 da analizzare eventualmente in un prossimo video. Per ora è tutto e buon weekend.